Allora, buongiorno a tutti, sono Matteo Bortolon della Fionda per il progetto L'Urgenza. Oggi siamo con Valerio Colombo. Ciao Valerio, grazie di essere venuto con noi. E Grazie parliamo un po' con Valerio, che è un attivista e un militante, un po' delle riflessioni che si possono fare di come arrivare a un partito attraverso un processo che crea prima una comunità e un movimento. Prima di entrare in medias res, come si suol dire, Valerio, se ci puoi dire un po' un attimo del tuo percorso, del perché sei arrivato a riflettere su questo tema in maniera così peculiare. molto volentieri. Allora, io all'alba dei miei appena compiuti 50 anni ne ho spesi 30 nel movimento umanista, di cui 20, gli ultimi 20, sono stati tutti come attività concentrati sul Partito Umanista, che è l'organismo politico del movimento umanista. Allora, non è possibile sintetizzare in 5 minuti quello che è stato e che è il movimento umanista, però il FLESH, che è un'organizzazione e una corrente di pensiero di stampo internazionale, che è molto sviluppata soprattutto in Sud America, ma anche abbastanza in Europa e poi anche in altri posti, per esempio c'è in India, c'è in tanti posti del mondo. Abbiamo avuto il massimo sviluppo intorno agli anni 90 del secolo scorso e i cardini fondamentali dal punto di vista sociale, diciamo, sono la centralità dell'essere umano visto come essere storico e intenzionale e il superamento di ogni forma di violenza, definita in particolare come negazione su qualsiasi piano dell'intenzionalità. Quindi, come partito umanista, in particolare, il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere quella che noi chiamiamo democrazia reale, in quanto secondo noi le forme attuali e anche recenti del panorama politico sono definibili più come una democrazia formale, che è sicuramente evolutiva rispetto alle forme precedenti, ma non c'è mai stata, a nostro parere, una vera democrazia, diciamo. Quindi anche, secondo noi è anche un po' sbagliato parlare di ritorno al passato, perché sì, ci sono state delle costituzioni come promesse, però non sono mai state attuate. Quindi, però diciamo, cioè, nella metà del Novecento c'è stata una promessa forte di democrazia. E questo è il punto di partenza da cui uno può partire cercando di aspirare a questa democrazia reale. Quindi, l'obiettivo di una democrazia reale qual è? Quella di permettere al popolo di controllare le decisioni importanti. Quindi, come direbbe anche la nostra Costituzione. Questo, comunque, dal nostro punto di vista, implica l'aggiunta di un certo livello di democrazia diretta al sistema. Però, purtroppo, quando si parla di democrazia diretta appare subito l'uno vale uno di moda negli ultimi tempi. Invece, quella ultimamente si è appiattita, diciamo, la democrazia diretta. Invece, secondo noi, la democrazia diretta, la democrazia partecipativa e quella rappresentativa dovrebbero essere mescolati per ottenere una ricetta che diventa la democrazia reale. Quindi bisogna articolarlo in modo un po' più complesso la faccenda. Non può essere, perché sennò diventa ancora più formale, cioè una democrazia diretta che in realtà non esiste perché ti consulto solo quando voglio io, per esempio, e quindi non è diretta per niente. Però l'altro tema è che per ottenere questo è ancora più importante l'accesso all'informazione e all'autoformazione continua dei cittadini, perché se uno vuole diventare sovrano, deve diventare sovrano, si deve poter qualificare in modo adeguato, sia per decidere direttamente, ma anche si può diventare tuttologi, però devo avere accesso a abbastanza informazioni per poter consultare e valutare gli esperti per poter decidere, come se fossi un politico, come se fossi un capo di Stato. Quindi secondo noi la democrazia diretta implica che i cittadini studino da sovrani, se no è impraticabile, quindi è un processo anche abbastanza faticoso. Quindi non, è la fine della delega totale. Poi alla fine avrò anche la consapevolezza di delegare, no? Però ecco. Allora, questa è la premessa un po' lunga, però spiega, diciamo, il punto di vista da cui parto. Dopodiché, a livello più pratico, da 20 anni a questa parte, in Italia, ma anche in Cile e in altri paesi, il Partito Umanista ha sempre cercato di promuovere fronti politici che potessero rappresentare questo tipo di stanza, o quantomeno un avanzamento verso una democrazia. Quindi, diciamo, delle cosiddette forze progressiste, sinistra, si possono chiamare in tanti modi. Per esempio in Cile ci fu il Juntos Podemos Más, ultimamente ci sono stati anche degli eletti, qui sono più un po' partito
forte. Qui abbiamo fatte di tutti i colori, dalla sinistra arcobaleno alle liste civiche, coordinamenti, laboratori politici, bottega partigiana, lista civica italiana, P101, a sinistra contro Leo, di tutto. Abbiamo fatto veramente, abbiamo cercato, perché cerchiamo sempre di dare anche un contributo per tendere ponti e cercare di unire, diciamo, anche a volte, nella mia esperienza, culture quasi diverse. Perché tra il civismo e una certa sinistra radicale c'è spesso un problema di linguaggio, per esempio, addirittura, che non ci, è come se ci fossero due lingue diverse. E quindi, vabbè. Nel E quindi frattempo, sì. il gruppo stesso, che è più ampio del partito, ha promosso iniziative ancora più grandi, tipo la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza nel 2009, o il Forum Europeo di Milano nel 2008. Quindi, sempre nell'ottica di unire, aggregare, anche perché il tema è che il tessuto sociale, con la globalizzazione si è destrutturato moltissimo e quindi ci si trova nel paradosso di un accesso, diciamo, social, relazioni umane molto ampio, ma con una destrutturazione sociale estrema. E quindi questo che è uno dei problemi che poi ci si trova di fronte con la politica. Ecco, nel frattempo, in questi, specie negli ultimi 10 anni, siccome la premessa era che uno deve studiare da sovrano, noi ci siamo anche messi come gruppo di cittadini, i militanti del partito, a studiare. A studiare siamo partiti dal libro del nostro amico economista argentino Guillermo Sullings, pubblicando l'edizione italiana di Economia mista oltre il capitalismo, che è diciamo che è un po' una sintesi dell'economia. Le proposte economico-sociali umaniste, in realtà cercando anche di approfondirle, dopodiché abbiamo approfondito molto il tema dell'economia, dell'euro, cioè ci siamo proprio messi a studiare. E ogni volta che noi facciamo una posizione, non la facciamo soltanto dal punto di vista politico. Prima studiamo come dei dannati, a partire da tutti i nostri materiali, perché comunque c'è tutta la nostra letteratura, però cercando proprio di, oppure consultando, spesso organizziamo dei workshop in cui invitiamo anche degli esperti, amici, ma non nell'ottica di fare una cosa elitista, proprio secondo me quella dovrebbe essere la forma. Se i cittadini vogliono fare un comitato per superare un problema, dovrebbero prima riunirsi, stabilire i temi e poi chiamare loro degli esperti e formarsi sul tema e poi decidere. E quindi insomma è una specie di esperimento vivo di questo modello dell'ipotesi della democrazia diretta che richiede questa autoformazione. In più il Partito Umanista ha una forma, negli ultimi diciamo, 10 anni, è stata più una forma che è un ulteriore esperimento di democrazia diretta. Dunque abbiamo delle equipe di base, le chiamiamo, che possono essere radicate in un territorio oppure possono essere tematiche, comunque un gruppetto di militanti è il nucleo di base. E poi diciamo, c'è un livello elettivo nazionale e uno internazionale che devono coordinare queste equipe. Quindi chiunque fa quello che gli pare e le decisioni a livello nazionale o internazionale su adesione a campagne, elezioni o a livello locale vengono fatte consultando sempre tutti gli iscritti del livello corrispondente. Non è semplice, lì proprio praticandolo scopri che ci sono mille difficoltà e anche impari a gestirle, quindi attraverso la comunicazione, attraverso capire, quindi, per esempio, chi deve votare una certa cosa, non è semplice perché quindi ecco, questa era la premessa e ecco, in particolare perché vabbè, il Partito Umanista non è enorme, quindi non è che comunque ce la facciamo, mentre invece diciamo, nel partecipare a tutti questi coordinamenti, tentativi di creare soggetti politici plurimi, plurali, eccetera, eccetera, diciamo che ho accumulato un po' di esperienza, diciamo, su tutto quello che produce i fallimenti certi di tutto questo. E sono arrivato alla conclusione che la forma organizzativa, che è una conclusione, è la scoperta dell'acqua calda, però è l'elemento più critico e cruciale se si vuole lanciare un progetto politico serio, più ancora del programma. Mille volte programmi su cui eravamo d'accordo fino all'ultima virgola, ormai cioè, tu leggi a volte dei manifesti politici perfetti, no? Che dici, però poi si cade sulla forma organizzativa. E
quindi ecco, questa cosa qui mi ha portato a riflettere molto e cercare di immaginare delle nuove forme organizzative. Ecco, se vogliamo un po' entrare nel merito di questo, perché quando ci siamo parlati tu mi parlavi appunto sulla necessità di creare una comunità politica che sia un elemento precedente al partito vero e proprio. Secondo te questo processo come si dovrebbe cominciare ad articolarlo per gettare le fondamenta di questo? Perché mi sembra di aver capito che per te prima di costituire un partito ci vuole un processo precedente, no? Come si dovrebbe fare secondo te? Quali Quello sarebbero i sicuramente. presupposti? Un presupposto prima ancora c'è un altro presupposto che è il tema proprio della forma partito, che poi fa capire come realizzare il processo. Cioè, partendo dal cioè, quindi la situazione attuale è che oggi con la struttura organizzativa del partito o del movimento politico o anche del coordinamento di partiti, eccetera, eccetera, prevede sempre la determinazione di un centro che è o eletto direttamente oppure è imposto dai padroni del soggetto, che in genere sono il gruppo promotore dell'iniziativa. Allora, la riflessione è che questo modello diciamo che è abbastanza articolato, è autosimile, si dice, cioè è simile alla struttura organica umana o animale, cioè c'è un cervello, c'è il sistema nervoso, perché poi ci saranno i quadri, i militanti, è un punto di vista organicistico che corrisponde all'Ottocento e in parte al Novecento. Cioè, l'idea è che in ogni momento della storia, le forme organizzative corrispondenti al momento hanno a che vedere con la concezione dell'umano e della natura, diciamo, della realtà in quel momento storico. E quindi con razionalismo e positivismo, diciamo, tutto quello che c'era nell'Ottocento, questa forma era molto adatta. E poi c'era un altro tema che tendenzialmente in quel periodo era facile aderire a un'organizzazione per un individuo. Cioè uno si leggeva un volantino, sentiva parlare qualcuno di un'idea, e entrava nell'organizzazione, perché era normale far parte di organizzazioni, perché anche gli stati, per esempio, erano molto organizzati, c'era il senso di appartenenza a gruppi, c'erano proprio anche elementi esistenziali che rendevano facile questo tipo di organizzazione. C'era fiducia nell'elite intellettuale, c'erano tanti elementi che oggi non ci sono. E in qualche modo questa cosa corrisponde poi a come si sono evolute le democrazie. Cioè nell'Ottocento in realtà c'era ancora proprio una proto-democrazia dal nostro punto di vista. Si arriva a metà del Novecento con una promessa democratica interessante. Nel frattempo anche la forma partito, che fatta così, era abbastanza nuova. Cioè non è una cosa che ce la portiamo nella storia dei millenni. È un qualcosa che nasce più o meno in parallelo con l'ultima tappa della costruzione degli stati, no? E quindi è anche interessante questa cosa qui, e in qualche modo la rispecchia. Questo pippotto, diciamo, teorico è perché se lì c'era il positivismo, oggi abbiamo un po' la meccanica quantistica che avrebbe alcuni aspetti interessanti, ma soprattutto la teoria del caos. Quindi la teoria dei sistemi complessi, chiamiamola così, che è più interessante, su cui si basano tutte le rivoluzioni, la quarta rivoluzione industriale, le teorie organizzative aziendali, usano tutta questa meravigliosa teoria, e spesso infatti si sente parlare di auto-organizzazione anche, no? Dobbiamo basarci sull'auto-organizzazione, come la gente che si auto-organizza, però poi viene banalizzata in una sorta di visione di un comitato di quartiere, mentre invece studiando la teoria dei meccanici, diciamo della meccanica complessa, scopri che l'auto-organizzazione è un fenomeno che si dà in certe condizioni caotiche, precise, con alcune caratteristiche, con alcune condizioni.
Il famoso esagono di Saturno, mi sbaglio sempre, non mi ricordo se mai se Giove o Saturno, o gli esagoni che appaiono se scaldi una padella in un certo modo con l'acqua. Cioè, si danno, questa è stata la grande scoperta di Prigogine, delle strutture dissipative, si chiamano, cioè strutture che assorbono energia e che si auto-organizzano. A un certo punto c'è la turbolenza e appaiono delle strutture organizzate, che però sono instabili, assorbono energia per mantenere la propria struttura. La propria struttura organizzata. Tanto che Prigogine parla di queste strutture come se fossero la vita, cioè lui dice che la vita in questo senso è uno stato della materia. Vabbè, adesso... Ecco, allora, secondo me dobbiamo tenere conto di tutte queste riflessioni che ci sono state nella seconda metà del secolo scorso per ipotizzare tutto questo. Passo alla domanda che mi hai fatto dopo questo pippotto teorico, cioè il tema è che sicuramente i partiti precedenti si basavano su delle comunità che erano stabili perché c'era un tessuto sociale super forte, diciamo, e c'era anche una cosa di classi sociali molto forti. Quindi il partito in pratica utilizzava delle idee, ma diciamo, si appoggiava su classi e tessuto sociale che erano stabili. Invece oggi, in totale assenza di un tessuto sociale stabile, va ricostruito, o forse va costruito, cioè manca la comunità. Ora, però, già che dobbiamo costruire una comunità, possiamo farlo in modo magmatico, cioè in modo spontaneo. E per esempio, nel nostro mondo, diciamo, quello a cui penso che facciamo riferimento io, te, la Fionda sottosopra, in qualche modo il fatto che esistono la Fionda sottosopra e tante altre iniziative di questo tipo vuol dire che la comunità comincia a esserci. 10 anni fa non c'era, 10 anni fa si facevano dei convegni, ma era proprio una cosa, non so se ti ricordi, Chianciano, era proprio, eravamo agli inizi, non c'era una comunità, adesso c'è, però è ancora un po' un prototipo, una protocomunità, è piccolina, non ha ancora una massa critica. Allora, l'idea è quella di, se vogliamo dargli una... Se, già che dobbiamo costruirla, proviamo a inserire delle condizioni di origini specifiche che permettano... che si instauri un fenomeno di auto-organizzazione dentro questa comunità, in modo tale, e questo è importante perché secondo me per avere un soggetto politico uno potrebbe partire dallo statuto ideale, una specie di... e spesso ci abbiamo provato a fare lo statuto ideale, però il problema dello statuto ideale è che anche se riesci a scriverlo perfetto, l'hai scritto tu. Tu hai già creato le condizioni di origine, hai già messo tutti i tuoi codici e gli altri devono aderire al tuo statuto, per quanto perfetto. E il problema di tutti i coordinamenti è che, e di tutti, diciamo, i tentativi a cui ho assistito finora, è che c'è il fenomeno di qualcuno che cerca, anche in buona fede, di fare assopiglia tutto. Tutti dovete venire da me. Allora, questa cosa qua è impossibile, cioè non, è proprio il modo migliore per distruggere una comunità nascente. Cioè tu prima devi costruire, devi andare a aggregare i 100.000 microgruppi che ci sono in Italia oggi e gli altri 100.000 individui, cercare di arrivare a una massa critica di qualche migliaio di gruppi e migliaio di individui e organizzarli in modo tale che tutto non cade nel coordinamento, nel primo coordinamento e coordinamento tipo primo motore. Perché poi se fallisce quel progetto è fallita la comunità. Quindi il tema sarebbe costruire un metasoggetto con delle regole specifiche, come per esempio il divieto di fare un coordinamento che possa assorbire permanentemente tutta la comunità, stabilire dei valori, cioè stabilire come un laser gli elementi che siano il DNA di questa comunità, cioè fare una sintesi ci sono una comunità politica, cioè quali sono i valori, i principi, le ispirazioni, come le definiamo? Perché questo è la cosa che aggrega, ma anche la cosa che permette di escludere. Quindi è sia il DNA che la membrana cellulare di questo organismo che va a costruire. È fondamentale. Quindi il gruppo dei promotori di questa cosa dovrebbe preoccuparsi di questo, secondo me, e poi lanciare il progetto di crescita di questa comunità, far circolare l'informazione e la formazione dentro la comunità e proprio preoccuparsi di aggregarla, di tenerla insieme.
dentro questa comunità, che a questo punto avrebbe alcune delle caratteristiche appunto per diventare una struttura auto, per creare strutture che si chiamano autopoietiche, cioè vive, che cominciano ad auto-organizzarsi, diventa un metasoggetto in cui possono nascere coordinamenti, possono nascere partiti, anche più di uno, per esempio, possono nascere comitati elettorali. Di fronte a un'elezione importantissima, tutta la comunità può diventare un comitato elettorale provvisorio, però, e accumulare anche nel suo, diciamo, nella sua esperienza interna, una memoria interna di tutte le cose che vanno bene e che vanno male, creare dei vortici di elaborazione di... Quindi faccio un esempio: dentro questa comunità possono convivere soggetti politici diversi, con sfumature diverse o con anche modelli organizzativi diversi, senza perdere la loro identità, aggregandosi magari in meta soggetti ancora maggiori, oppure sfruttando l'esperienza di un altro, perché comunque se faccio parte esplicitamente di questa rete, di questa comunità, io sono contento se l'altro soggetto va bene. Questo è l'altro tema, cioè non diventa una competizione, diciamo, tra pesciolini, con l'immagine che a un certo punto ci sarà quello che mangia tutto. Sono dentro a questo contenitore e magari veramente c'è bisogno. Mi ricordo un articolo di Ernesto Screpanti, bellissimo, che parlava del fatto che un partito moderno potrebbe essere fatto da tanti micropartiti, ognuno con un destinatario specifico, collegati in rete. E infatti adesso non riesco più a trovarlo quell'articolo, devo chiederglielo. E forme di questo tipo che permettono a di non essere spazzate via al primo fallimento o al primo attacco, cioè sono, usando questo termine orrendo che si usa oggi, resilienti. era un termine molto bello, purtroppo viene strumentalizzato dalla commissione, però nell'origine non era così come viene che ora. Sì, però ormai proprio, ecco. E in più quindi diciamo per chiudere, diciamo, il ragionamento, sarebbe secondo me l'urgenza è quella di costruire, di capire anche esattamente quali potrebbero essere gli elementi necessari affinché una rete del genere possa funzionare. E anche lì io cioè per esempio il divieto di fare il coordinamento centrale, sono abbastanza sicuro che è importante. L'importanza delle condizioni di origine, perché i sistemi complessi si ricordano, questa è una regola, i vari stati che attraversano, ma soprattutto le condizioni di origine. Quindi gli elementi centrali, iniziali, che uno mette sono proprio la cosa più importante. Quindi scusami, per capire bene, le condizioni di origine sono un po' la ragione fondante, no? Se la ragione fondante, i valori, chi sta dentro, chi sta fuori. Ok, le regole. Quindi potrebbe essere, cioè a volte me la immagino come una sorta di super associazione, che però come scopo ha solo quello di unire tutti gli attivisti, le organizzazioni, i gruppi che condividono certe cose, condividendo calendari, condividendo informazioni, condividendo formazione. Anche quindi, per esempio, secondo me quello che si sta facendo qui è un esempio perfetto di attività di questo tipo. Io infatti, ecco, avrei una grande curiosità da chiederti, ecco, in questa costruzione di comunità come si fa a delimitare esattamente i confini della comunità politica? Perché ti faccio un esempio: magari tu mi stai molto simpatico e c'è un terzo soggetto che ti stima e tu gli stai simpatico, però quello non vuole me, quindi per me lui sarebbe dentro e io vorrei sia te che lui, ma lui non vuole me. È quello che ci vogliono delle regole molto chiare, che devono essere stabilite. Cioè, diciamo, il gruppo iniziale, più che creare lo statuto con tutte le forme, dovrebbe proprio risolvere. Io qui non ho niente di risolto, però il tema è che se tu... Allora, facciamo un esempio: nel Partito Umanista ci può stare chiunque, per esempio, no? Noi non accettiamo l'iscrizione, non c'è un comitato, però è chiaro che ci sono quelli che sono gli elementi dell'umanesimo, o meglio, è chiaro che la violenza, la discriminazione, cioè se tu sei nel campo dell'antiumanesimo, l'insieme degli iscritti
tutto può a un certo punto decidere che tu non vai bene. Però è una Quindi, cosa abbastanza grave che non succede una tutti i sorta giorni. di elemento valoriale che Esatto. esplicitato rende abbastanza Ci vuole un sistema esplicito. immunitario, esattamente. Ok, Però questi ok. valori, per quello dicevo che questo DNA è importantissimo, perché questi valori devono essere, da un lato, inclusivi, devono essere precisi, cioè nel senso che non ci deve essere tutto quello che piace a me, perché non è detto che ci debbano essere solo i miei amici. Io devo andare a capire cos'è veramente importante. Potrebbe esserci anche gente che non mi sta simpatica. Anzi, sarebbe meglio perché così si diversifica la faccenda e quello è uno degli Certo. elementi che permette la complessificazione. Però devo capire fino a che punto, cioè quali sono gli elementi che invece diventano nocivi a questo organismo. E quindi questa è una delle elaborazioni più importanti da fare, prima ancora di capire qual è il linguaggio con cui vado fuori, perché spesso questa elaborazione viene vista come dobbiamo tradurre con un linguaggio nuovo i nostri valori, ma prima ancora dobbiamo capirli bene. Cioè, per esempio, a volte sono i comitati etici, ma io, per esempio, non è che ci tengo tanto a essere controllato, cioè, ci possono essere anche etiche diverse o a di diversi punti di vista, cioè, anche lì bisogna de definire un'etica minima che sia compatibile con questo soggetto. Infatti questo è uno dei temi. L'altro tema sono appunto le forme organizzative di questa metastruttura, che devono avere alcune caratteristiche che permettano di, cioè il dentro e il fuori, il far circolare l'informazione e la formazione, che quello è proprio uno degli elementi che permette e favorire la complessificazione, quindi anche, per esempio, qual è il problema del coordinamento? Che tende a avere una posizione, cioè il centralismo democratico è nemico di questa cosa, perché potrebbero convivere tre posizioni diverse su un argomento che non è quello centrale e convivere bene. E fare le loro attività in apparente dissenso. Si capisce? Su altre cose non ci viene a capire, su cosa, però le altre cose devono essere proprio quelle per cui uno è entrato, per cui anche sono cose che se vuoi cambiarle fai un'altra cosa, cioè perché stai uccidendo, cioè sarebbe come dire la parte immutabile di questa Costituzione. Tutto il resto C'è ampia quindi libertà di scelta, c'è diversità, c'è eterogeneità. Assolutamente, senza, appunto, non dando per scontato, per esempio, che il mio afflato etico, l'afflato civico, l'afflato sociale, cioè, sia quello che funziona, cioè, possono convivere più anime, che non vuol dire che ci può stare chiunque, Certo, anzi. certo. Ecco, ci fai qualche esempio degli errori più ricorrenti che hai visto? Anch'io penso di aver girato abbastanza coordinamenti, anch'io ne ho visti tanti, ma sarei curioso dalla tua prospettiva, quali sono gli errori che alla L'errore fine. fondamentale è appunto quello che chiamo assopigliatutto, cioè nel senso che puntare, tu lanci una cosa plurale, poi a un certo punto, bene, ma adesso dobbiamo stringere perché c'è l'elezione, c'è la campagna, eccetera, quindi formiamo un coordinamento. Questo coordinamento diventa la proto-elite e da quel momento in poi al massimo uno può entrare e uscire da quella cosa lì, ma non, diciamo, quella struttura si è. Ha perso l'equilibrio instabile, si è stabilizzata con una forma organizzata, perché l'altra caratteristica dei sistemi complessi è che hanno un apparente hanno un equilibrio instabile, cioè che è un equilibrio in continua mutazione ed evoluzione. Se tu a un certo punto stabilizzi, uccidi, cioè diventa una struttura che in sé è morta e va avanti meccanicamente, cioè diventa un meccanismo, non è più una struttura complessa. E quello è quindi l'altro tema è c'è cioè un tema importante, dobbiamo arrivare a un tema importante, ma appunto non di quelli fondanti. Si vota e poi tutti devono farlo. Ma perché? Lo farà d'accordo. Ho capito, ho capito. Oppure l'altra cosa è si prova, si riprova, si fallisce, ecco, niente, basta. Questa è forse la cosa più grave, cioè il fatto che invece di fare tesoro del fatto, perché l'altra cosa che io ho sperimentato in tutti questi anni è che le relazioni umane sono sempre rimaste. Cioè ho grandissimi amici con cui ho fatto grandi fallimenti, che magari adesso sono anche in organizzazioni, cioè, non sono d'accordo, cioè, però per me quelli sono i più grandi amici della mia vita comunque, sono fratelli. Questo tipo di relazione è quello che rimarrà sempre, la relazione umana. Quindi
che si potrebbe esplicitare col valore della comunità, no? Mentre invece si dà molta importanza al risultato immediato e al fallimento. Se, per esempio, una delle caratteristiche del siluismo, che vabbè, faccio un po' il proselito, è che se non porti il fallimento, ricordiamo, scusa, forse non il movimento silo, che silo è un po' il vostro riferimento, è morto nel 2010, sì. Era il filosofo che ha fondato il movimento umanista, quindi noi ci diciamo siloisti in quanto seguiamo. E si dice sempre che se non porti il fallimento nel cuore non potrai illuminare l'ultimo trionfo, cioè fallire va bene se tieni conto, cioè, ma questo anche nell'intelligenza artificiale, cioè l'assistente di Google sbaglia apposta, cioè lasciano sbagliare tranquillamente e poi impara, funziona così l'apprendimento, no? E invece qui se al primo sbaglio no, cambiamo tutto, vuol dire che butti via tutto, no, cioè, anzi intanto ci abbiamo provato, capiamo dove, se proviamo a capire dove abbiamo sbagliato, perché non è neanche detto che lo sappiamo, e proviamo a cambiare qualcosa, è anche per quello che è interessante avere più esperimenti operativi dentro la stessa comunità, perché interagendo possono anche andare a trovare delle soluzioni che altrimenti non si troverebbero. Ecco, ma andando a un po' al punto successivo, mi ricollegherei a quello che hai detto tu quando dicevi cerchiamo di creare una comunità politica di riferimento, eccetera, eccetera. All'interno di questa sorge il partito o anche più partiti. Mm. Ecco, ma qual è lo specifico del passaggio dal movimento al partito, se c'è una specificità o se possono esserci più specificità? Io mi immagino che a un certo punto dentro al movimento sorge l'esigenza, perché per esempio in questo movimento potrebbe anche far sorgere attività sindacali, culturali, potrebbero esserci anche delle aziende, delle cooperative o anche delle, diciamo, forme azienda di nuovo tipo quindi attività economiche, cioè non è detto che sia soltanto l'obiettivo quello di formare un partito. A un certo punto però di fronte all'elezione, a un'elezione importante, a un qualcosa che coinvolge la comunità di un qualunque livello, c'è bisogno di fare un fronte elettorale intanto. Tu inizi dal fronte elettorale, cominci a capire come coordinare, come iscrivere, come organizzare, chi si mette a disposizione di questa cosa, e pian pianino costruisci una forma partito che però nasce dalle esigenze della comunità. E lì ci dovrei avere, prendi tutti i modelli di statuto che ci sono, poi comunque il partito deve sottostare anche a delle leggi, cioè, e ci provi, diciamo, usando anche tutti i modelli di statuto che ci sono già stati in altri partiti dell'organizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, oppure di fronte a un... Io penso che, per esempio, se ci sono elezioni tra 2 anni, proviamoci, però non c'è bisogno di chiamarlo partito, potrebbe essere un fronte elettorale, che parte, cioè la novità è che 10 anni fa non c'era questa comunità e quindi uno non sapeva dove girarsi, dove andare a... Invece oggi questa comunità si potrebbe espandere facendo anche poi delle attività di formazione, andare nei territori, più con attività culturali però che con attività direttamente politiche. E in questo modo attirare altre persone volontariamente in questo, perché l'altro tema è che un tempo il verticismo piaceva, oggi se io arrivo dicendo voglio aprire il partito, non so, mi investono per strada, mi fanno... Se invece io faccio cultura, come si sta facendo anche adesso, può essere che faccio venire voglia ad altri di attivarsi. E a quel punto, nel momento in cui c'è bisogno veramente, però, perché la battaglia è un po' persa, però il tentativo politico elettorale va fatto, e ci provi e lo fai con gente che conosci bene, appunto, non con avversari, perché anche lì si creano i fronti elettorali in questo modo, non sono di avversari che si guardano dicendo adesso chissà chi prevarrà, vieni da me, facciamo insieme, però non mettiamo nessun simbolo e poi ti mettono il simbolo, sai quante volte simpatiche. No, perché in realtà sei comunque parte di un... Lo so che può sembrare un po' idealista tutto questo, però diciamo che questo secondo me è uno degli spiriti, diciamo, è uno degli ideali che si potrebbero provare a lanciare, diciamo, oltre a... Perché, ripeto, sul programma, sulle soluzioni economiche, il post-chinesismo, con...
iniezioni di socialismo, la sovranità monetaria fatta in un certo, cioè, le abbiamo sviluppate, questa comunità è matura da questo punto di vista, abbiamo tutto quello che serve. Ecco, ti farei una domanda allora sulla relazione fra la struttura organizzativa del partito in quanto tale con l'ideologia, cioè quanto è necessario che un partito sviluppi una forma di ideologia, di visione del mondo abbastanza definita, in maniera magari più stringente rispetto alla comunità politica più ampia, perché nella stessa comunità politica ci possono essere posizioni abbastanza divergenti o diverse su alcuni temi, ma nello stesso partito se c'è. Sì, certo, sono tentativi, anche però capisci che se facciamo un esempio, la sinistra, la cosiddetta sinistra, ha vissuto di rendita per secoli, cioè per un secolo quasi, del Sì. marxismo. E, cioè, la comunità era il marxismo. Per esempio, poi arriva, noi del Partito Comunista siamo sempre stati visti perché noi dicevamo, no, il marxismo è interessantissimo, ma noi non siamo marxisti e quindi ne abbiamo subite di tutti i colori da questo punto di vista. Però diciamo che il tema è, tu poi puoi avere, io poi non sono tanto bravo, diversi tipi di marxismo, tutti quanti però compatibili con, cioè la vedo un po' così, però prima viene, per quello dico che è importante, cioè quando dico che esiste questa comunità, non è solo perché ci sono attività culturali, ma che sono attività culturali che hanno sedimentato, cioè alcuni temi, in questa che sembra una bolla, ma secondo me non è solo una bolla, è proprio una comunità, sono sedimentati, ci possono essere sfumature diverse su certi dettagli, però c'è un nucleo di ideazione che comincia a essere abbastanza solido su certi temi. Infatti, l'altro temone è che questa comunità deve riuscire, e quello non ci può essere, in questo periodo storico non ci può riuscire un individuo, a costruire proprio una narrazione, un mito, e il marxismo era un mito, cioè è sorto questo mito. E io non ce la faccio adesso a lanciare un mito da solo, e non penso che nessun individuo, nessun, stanno riapparendo un po' di intellettuali nel mondo interessanti, però che fanno delle riflessioni. Secondo me un nuovo mito può partire solo da una comunità di questo tipo. E a quel punto poi il partito lo va a tradurre con un programma, con il partito A e il partito B litigheranno ferocemente e appunto si presenteranno divisi alle elezioni o insieme. Cioè magari ci fosse una comunità che è in grado di produrre quattro partiti con una stessa narrazione, lo stesso mito, ma con sfumature diverse o implementazioni diverse. Ti chiederei anche cosa pensi del rapporto che il suddetto partito debba avere con gli interessi che dovrebbe difendere, perché sì, è chiaro che ci sono, c'è la necessità di avere una visione politica, eccetera, eccetera, però chi partecipa a un partito dovrebbe avere, una coscienza dei suoi determinati interessi come di lavoratore, di persona. Che ha delle Questo necessità fa parte economiche. dello studio da sovrano. Lo Ah, studio da ok. sovrano è per quello che la formazione dovrebbe essere, cioè far girare la formazione e autoformazione, ma anche individuale, perché c'è l'aspetto quello culturale e poi c'è anche proprio l'aspetto del. Facciamo un esempio: noi siamo stati irradiati dal liberismo in ogni sua forma per anni, 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 anni. Per esempio, la meritocrazia, per come viene raccontata, è uno degli elementi più terrificanti del liberismo. Però c'è stata proprio. Tu dici che non sei meritocratico, oggi sembra che. E quindi il tema è anche creare delle situazioni in cui, diciamo, i partecipanti possano mettere in discussione anche i propri schemi, però non a partire da qualcuno che te li mette in discussione e te ne dà altri. Cioè, queste devono essere riflessioni che portano a costruire come delle trasformazioni valoriali. Allora, il nastro di Moebius, che è il simbolo del Partito Umanista, sembra l'infinito, in realtà è proprio il simbolo, sono due superfici che sembrano una, perché secondo noi la trasformazione personale e la trasformazione sociale devono agire in parallelo.
Quindi Quindi scusami, le due superfici che poi sono una è una sono superficie la frattale, sua. sembrano La, due, ma in realtà è una, perché in realtà ma. il sociale e il personale sono la stessa cosa. Eh sì, il E sociale e il quindi. personale che alla fine sono due zone dello stesso continuum, se ben capisco. Esattamente, esattamente. Quindi in Ok. realtà uno per fare politica deve mettere anche un po' in discussione se stesso, e così si superano anche tanti moralismi, tante cose che sembra che io devo dimenticarmi di me. No, io devo ricordarmi di me e dei miei veri interessi, che non è fare carriera con la politica. Certo, È una che cosa per molto molti, profonda. sì, invece è un tratto dominante. Beh, andando verso le conclusioni, a me pare che i punti più interessanti, insomma, quello che a me paiono più incisivi che tu abbia detto sono, primo, l'importanza di un processo che ti fa arrivare al partito senza pretendere di costruire un 448. Secondo, l'importanza delle relazioni umane e sociali, quindi accettare la diversità di opinione, eccetera, eccetera. Promuoverla, promuoverla. Promuoverla senza rompere, senza litigare, senza infamarsi, eccetera, eccetera. Queste mi sembrano le cose più. Evitando le forzature Certo. che il cosiddetto centralismo democratico che Terzo, mi ho. sembra, hai dato molta enfasi alla formazione culturale per rendere le persone coscientizzate in maniera. Quindi se questi tre elementi sono un po' quelli, mi sembra siamo arrivati a una bella scatola degli attrezzi per costruire qualcosa. Quindi se hai qualcosa da aggiungere di significativo. No, mi sembra che ho già aggiunto. È chiaro che questi sono come degli spunti. E io avrei molta voglia di lavorare insieme ad altri anche per metterli a punto, perché appunto io non è che sto arrivando con delle soluzioni. C'è un po' di Certo. esperienza, ma c'è molta voglia anche proprio di sperimentare queste forme insieme ad altri e anche Perfetto. discuterle, perché poi non è che. Mi sembra abbiamo messo molta carne al fuoco, quindi ti ringrazio, ringrazio anche coloro Grazie. che hanno seguito e ricordiamoci che siamo sempre nella urgenza. Ciao Valerio, Assolutamente. Ciao, ciao a ciao tutti, Matteo, ciao. grazie. Ciao.